Salve ragazzi, sì, eccoci. Allora, questo è il commento di Inter Wolfsburg. Allora, io posso dirvi subito che la partita l'ho vista tutta, quindi posso dirvi sinceramente com'è andata la partita. E bisogna dire che l'Inter ha sprecato tante occasioni, magari avrebbe meritato di vincere ed ha sprecato tantissime occasioni. Allora, partiamo subito con un grande tiro di Icardi dove vede il portiere del Wolfsburg, Benaglio, di origini italiane, fare un miracolo, diciamolo tranquillamente. E questo portiere ha cominciato a fare miracoli su miracoli. E poi diciamo che l'Inter ci ha provato in tutti i modi, però alla fine cross dalla sinistra e il giocatore del Wolfsburg che si trova da solo segnano 1-0, segnano 1-0. Caligiuri si chiama, il giocatore Caligiuri, sì, Caligiuri. E dove Carrizo la tocca e non riesce a spostarla. Certo, poi dopo nel secondo tempo l'Inter ha avuto tantissime occasioni, ma anche nel primo Icardi aveva avuto tante occasioni, soprattutto nel secondo tempo ha avuto tante occasioni. Guarin, Palacio che ha sprecato un tiro, è andato fuori un tiro incredibile, e anche Hernanes. Poi alla fine una grande azione tra Hernanes e Palacio che dà la palla a Hernanes, Hernanes che gliela ridà, Palacio tira, tiro sporco che rimbalza a terra e fa il gol all'Inter. Poi, verso la fine della partita, verso l'87esimo, mi sembra l'88esimo, e una bella azione del Wolfsburg, l'esterno del Wolfsburg dà una grande palla in mezzo a Niklas Bendtner, l'ex giocatore della Juve. Bendtner tira al volo, Carrizo tocca, qui fa una paperella e la palla entra dentro in porta. 2-1 per il Wolfsburg e la partita è finita. L'Inter fuori dall'Europa League. Questa sera bisogna essere onesti, è stata una giornata molto 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 negativa. Negativa, molto negativa per le italiane. E purtroppo, ragazzi, però bisogna mettersi in testa che l'Inter non può sprecare tutte queste occasioni. Se voleva andare avanti, doveva sfruttarle molto, 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 molto meglio. Ragazzi, questo è quanto. Il Wolfsburg vince, magari non meritatamente. All'andata ha vinto meritatamente e poteva fare un gol in più. Qui doveva vincere l'Inter, ma non ce l'avrebbe fatto lo stesso l'Inter che avrebbe vinto con un gol di scarto. Bene, ragazzi, io ho concluso e con le partite ci rivediamo con l'ultimo video, tra poco con l'ultimo video, dove farò il commento dei sorteggi, perché domattina a mezzogiorno ci sono i sorteggi di Champions League. Io li guarderò ovviamente. E vi dirò secondo me chi la Juve dovrebbe prendere, chi non dovrebbe prendere e chi secondo me uscirà dal sorteggio. Ciao ragazzi, ci vediamo tra poco e forza Juve!